Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questa giornata che abbiamo deciso di dedicare alla Capitale Europea della Cultura. Alcuni brevi ringraziamenti di rito. Allora, in primo luogo ringraziamo coloro che interverranno nel corso di questa giornata, a partire dal sindaco della città di Ravenna, Fabrizio Matteucci, all'eurodeputato Salvatore Caronna, i due esperti europei Neil Peterson, consulente di Liverpool 2008, e Catherine Deventer, membro del gruppo strategico di ESOL for Europe, e Antonio Agnoli, saggista e curatore della pagina Cultura del quotidiano La Repubblica. Ovviamente ringraziamo tutte le città che hanno accettato l'invito a partecipare a questa tavola rotonda, nello specifico la città di Amalfi, la città di Bergamo, la città di Brindisi, la città di Lecce, la città di Mantova, la città di Matera, le città di Perugia e Assisi, la città di Siena, la città di Urbino e la città di Venezia. Un ringraziamento doveroso allo staff di Ravenna 2019 che ha organizzato il convegno e ai nostri sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata, quindi la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Sapir. L'ultimo ringraziamento particolare va a Ilaria Iacoviello, giornalista e conduttrice di Sky TG24, che coordinerà i lavori della giornata. La parola a Ilaria. Grazie mille. Lavori che saranno molto lunghi, come potete vedere, diciamo, dagli impegni che avremo e dai temi che affronteremo. Parleremo d'Italia, parleremo di Europa, parleremo di capitali europee della cultura, cercando di capire appunto che cosa vuol dire. Io direi di dare subito la parola al sindaco Fabrizio Matteucci, che ci spiega perché è importante e perché Ravenna ha deciso di ospitare questo convegno. Sindaco. Grazie Ilaria, signor prefetto, gentili ospiti, signori relatori, cari sindaci, assessori, direttori o coordinatori di candidatura delle città aspiranti al titolo di Capitale Europea della Cultura. A tutti voi do il mio benvenuto e il benvenuto di tutta la città. Nel 2019 l'Italia, è stato un lapsus, non sarebbe stato un bel inizio per l'ospitalità di Ravenna, vi chiedo scusa. Nel 2019 l'Italia dovrà esprimere la Capitale Europea della Cultura. A Ravenna da molto tempo ci siamo confrontati con questa data e l'abbiamo individuata come un appuntamento, un traguardo, un'opportunità. Il 2019 è entrato nel nostro immaginario di ravennati e non è un caso, quindi, che Ravenna sia stata la prima città italiana a lanciare nell'ormai lontano 2007 la propria candidatura. Da allora abbiamo iniziato un percorso che ha prodotto numerose iniziative. In questo percorso abbiamo sempre cercato e cercheremo il dialogo e il confronto con la nostra comunità. Viviamo questa entusiasmante avventura come un'occasione preziosa per promuovere la nostra città e le sue energie, per valorizzare i talenti emergenti, nella prospettiva ambiziosa di creare una nuova classe dirigente per la città e per il territorio. Per questo abbiamo cercato di coinvolgere attori diversi, istituzioni, associazioni economiche, di volontariato sociale e culturali, semplici cittadini che abbiamo invitato attraverso lo strumento dell'open call a fornire idee e spunti progettuali che dovranno poi confluire nel dossier di candidatura. Fare insieme. Questo è stato l'imperativo categorico che ha caratterizzato fin dall'inizio il nostro progetto. Strada facendo abbiamo ottenuto il sostegno della nostra regione, della provincia di Ravenna e delle sue città, a cominciare da Faenza e dai comuni della Bassa Romagna. E poi abbiamo costruito sul campo una collaborazione fattiva con le altre principali città della Romagna, Rimini, Forlì, Cesena. Questo ci ha reso felici e più sicuri in questa impresa che vogliamo sia anche un'occasione di scambio, di conoscenza e di confronto. Con questo spirito abbiamo deciso di promuovere l'appuntamento di oggi.
creare un tavolo di confronto è l'obiettivo fondamentale di questo convegno nazionale, il primo che chiama a raccolta tutte le realtà che ad oggi hanno espresso la volontà di candidarsi. Il 2019 non è poi così lontano, e comunque il percorso che ci conduce a questa meta, alla quale tutti noi, tutte le città presenti oggi, ambiamo, è scandito da una serie di tappe ormai ravvicinate che ci impongono di accelerare e moltiplicare le nostre azioni. Noi consideriamo il convegno di oggi un momento prezioso di riflessione e di approfondimento per due buoni motivi. Il primo riguarda gli aspetti, per così dire, tecnici della competizione che caratterizzano il programma europeo, che hanno necessità di essere esplorati e indagati anche in vista delle prossime scadenze e in previsione del lavoro di elaborazione dei dossier di candidatura. Il percorso che porta alla definizione di questi aspetti va costruito con impegno e passione, utilizzando regole e strumenti all'insegna della lealtà fra le città e della massima trasparenza. Ma oltre ad analizzare le buone prassi diffuse a livello europeo, i metodi, gli strumenti che dovranno essere messi in campo in questi mesi dalle città italiane che si candidano, c'è un altro aspetto che insieme alle altre città vogliamo affrontare e che costituisce il secondo motivo di importanza di questo convegno. La maggior parte di noi che siamo qui è impegnata a raggiungere un obiettivo ambizioso. La città che vincerà non lo farà solo per sé, ma avrà il compito importante di rappresentare l'Italia in Europa. Una grande responsabilità, ma anche un onore ed un innegabile motivo di orgoglio. Quello della candidatura è una sfida che ciascuna città lancia prima di tutto a se stessa, scommettendo sulla propria capacità di mettersi in dialogo con il resto dell'Europa, partendo dalla propria identità. Tutte le aspiranti capitali, ne sono sicuro, faranno la loro gara al massimo delle proprie possibilità. Nello stesso tempo, però, tutte insieme ci mettiamo in gioco per fare crescere il nostro Paese. Il fatto che ben 18 città italiane ambiscano al titolo è molto positivo e la dice lunga sulle energie e sulla passione che il nostro Paese è in grado di esprimere. Anche per questo motivo è importante che il tema della capitale europea entri quanto prima nell'agenda pubblica nazionale, soprattutto in un momento di crisi economica come questo, che tocca ogni angolo del nostro Paese. Riuscire a darci idee e strumenti per valorizzare al meglio il nostro immenso giacimento culturale e per produrre nuova cultura rappresenta un grande segno di lungimiranza e una risorsa preziosa che può aiutarci a superare questo momento difficile e contribuire a costruire il nostro futuro. Sono d'accordo quindi con chi afferma che quella della candidatura deve essere vissuta come un'occasione per mettere a punto un piano strategico per la cultura del nostro Paese che non si fermi al 2019, ma che vada anche oltre, generando nuove idee, opportunità, rafforzando la coesione e la partecipazione su tutto il territorio nazionale. E sono altrettanto d'accordo sul fatto che questo sforzo che tutte noi, tutte le città aspiranti, capitali stanno facendo e faranno, debba essere valorizzato a prescindere da chi vincerà, attraverso un coordinamento nazionale con specifiche risorse finanziarie, in modo che i progetti principali dei vari dossier possano diventare anche patrimonio di tutte le nostre città. E a partire da queste considerazioni che auspico che questa giornata sia davvero l'occasione per un confronto utile e proficuo in cui tutte le città candidate mandano un messaggio all'Italia. Stiamo lavorando per l'Italia, per la cultura italiana e le città si impegnano a fare una gara leale di salto in alto, di un salto in alto in favore della prospettiva del nostro Paese e delle nuove generazioni. Vi ringrazio per l'attenzione.